Ciao a tutti da streamar2.com, quest'oggi andiamo a fare l'unboxing della nuova Asus Matrix Platinum R9290X, nuova scheda di fascia alta di Asus, indicata soprattutto per quegli utenti che sono appassionati di overclock sotto azoto liquido. Andiamo ad analizzare subito la scatola che frontalmente presenta il nome della scheda, il logo Republic of Gamer e il nome della serie che è R9290X. La scatola presenta un'apertura al libro, che inferiormente presenta una finestra e ci fa vedere la scheda, mentre superiormente presenta alcune didascalie che ci spiegano le features di questa scheda. Abbiamo il dissipatore DirectQ2, che è lo stesso che troviamo anche nelle altre schede DirectQ2, ma in questa versione abbiamo delle migliori estetiche, come il dissipatore verniciato completamente, dico, in nero opaco. Poi abbiamo la presenza della CoolTech Fan, tipica delle soluzioni DirectQ2 dell'ultima generazione. Abbiamo vari stati del LED presenti sulla scheda, che varia in quattro colorazioni. Abbiamo inoltre la Features Memory Defroster, che abilitandola tramite un piccolo switch posto nella parte posteriore della scheda, ci permette di scongelare, passatemi il termine, le memorie presenti sulla scheda, ovviamente quando usiamo ad azoto liquido per il raffreddamento. Inoltre abbiamo qui, purtroppo la scatola è abbastanza grande, è difficile farla entrare nell'inquadratura. Abbiamo il piccolo switch che ci permette di abilitare la modalità LN2. Poi abbiamo come ultima didascalia quella che ci spiega che la scheda è fornita con 14 fasi Super Alloy Power controllate da un controller di G+ digitale proprietario di Asus. Vediamo la parte posteriore della scatola. Allora, come possiamo vedere, abbiamo l'immagine della scheda scomposta. E qui in basso invece abbiamo le specifiche tecniche della scheda. Inoltre è specificato che la scheda è accompagnata con 3 anni di garanzia del produttore e qui sono indicate gli inputs e gli output della scheda audio-video. Apriamo la confezione. Allora, come possiamo vedere, la scheda è protetta da questa piccola copertura in plastica trasparente e da questa spugna per gli imballaggi. Allora, come possiamo vedere, abbiamo la scheda che mettiamo da parte e il bundle che accompagna la scheda è costituito dal semplice manuale di installazione e CD driver, adattatore 2SP a 8 pin, il gemello di quest'altro adattatore e il piccolo sticker ROG. Togliamo la scatola e adesso vi mostriamo la scheda. Mettiamo a fuoco. Allora, come possiamo vedere, la scheda è molto simile alle soluzioni DirectQ2, infatti adotta lo stesso dissipatore. L'unica cosa a cambiare è un po' l'estetica, in quanto abbiamo una cover in plastica, in colorazione nero opaco e rossa, con il logo Republic of Gamer nella parte anteriore. Abbiamo due ventole 90 mm, con la prima sviluppata da CoolTech. Queste due ventole vanno a raffreddare il radiatore posto inferiormente in lamelle d'alluminio
con la presenza di 5 heatpipe in rame. Questa volta non nichelate ma verniciate direttamente in nero opaco. Mentre sulla parte superiore della scheda abbiamo il sostegno metallico per dare solidità alla scheda e non far piegare il PCB sotto il peso del dissipatore. Abbiamo l'heatpipe da 10 mm in colorazione nero opaca e abbiamo il LED di stato Republic of Gamer che si illumina in varie colorazioni a seconda del carico della GPU. Notiamo l'assenza del connettore Crossfire in quanto il boost di questa scheda consente l'utilizzo di schede, più schede in parallelo senza il connettore Crossfire. Inoltre abbiamo due connettori 8 pin ad alimentazione con relativo LED di notifica verde per il corretto funzionamento. La parte posteriore della scheda presenta un backplate in alluminio spazzolato in colorazione nera, il logo Asus Matrix con dei punti di misurazione del voltaggio e come possiamo vedere è presente il bollino di garanzia posto sulle viti posteriori, cosa che non ci piace particolarmente, soprattutto su una scheda indicata per gli overclockers sotto azoto liquido, in quanto per poter usare l'azoto liquido, quindi i relativi isolotti, dobbiamo necessariamente perdere la garanzia, in quanto dobbiamo smontare il dissipatore originale. Molto interessante anche la parte posteriore della scheda. Si veda bene. Abbiamo un connettore, se non si vede bene fidatevi di me, comunque lo vedrete bene nelle foto della recensione. Abbiamo un connettore Molex per memory defroster, il piccolo switch per la modalità per abilitare i memory defroster e il bottone safe mode. Come uscite video abbiamo una DisplayPort. La DisplayPort, la metto un attimo a fuoco. DisplayPort HDMI, una DVD e un'altra DVD. E qui abbiamo dei fori di ventilazione per la scheda. Allora, per questo video unboxing e questa piccola video preview è tutto. Se il video vi è piaciuto, e mettete mi piace e possibilmente iscrivetevi al canale e dallo staff di Stream Hardware un saluto e vi rimandiamo alla recensione. Ciao!